Il futuro di ITA Airways è luminoso. Il management del vettore aereo di bandiera è fiducioso sul matrimonio con il gruppo tedesco Lufthansa. Un ottimismo che trapela nel corso della presentazione del bilancio di esercizio 2023. I vertici dell'aerolinea chiariscono che non ci sarà alcun piano B. ITA è disposta a cedere gli slot aeroportuali, come chiede Bruxelles. Occorre quindi attendere la decisione della Commissione europea, che potrebbe slittare alla 26 o 27 giugno. Avionews ha intervistato su questi temi Antonino Turicchi, presidente della compagnia ITA Airways, che ha parlato dell'intesa fra il governo italiano e Lufthansa per la privatizzazione di ITA. Il governo ha capito, il nostro azionista ha capito e riteniamo che abbia fatto la scelta corretta per quanto riguarda il futuro dell'azienda. Noi crediamo fermamente nel momento positivo che l'azienda sta attraversando e nel mercato, e questo per noi è un elemento estremamente importante che motiva tutti noi nel portare avanti l'attività. La decisione dell'Europa si fa attendere. Lei è ottimista? Noi siamo ottimisti perché siamo convinti che questa operazione è un'operazione che va a favore della concorrenza. Ecco perché riteniamo che i remedies possiamo discuterne e presentarli sempre nell'attesa praticamente che questi remedies siano in grado di poter risolvere i problemi che la Commissione solleva. Parliamo dei lavoratori ex Alitalia. Che futuro hanno in ITA? Quello che vogliamo fare è continuare a crescere, perché in questo modo saremo in grado di offrire lavoro anche a coloro che in questo momento sono in cassa integrazione e non hanno trovato la possibilità di lavorare per altre aziende o per ITA. La crescita di ITA garantirà anche a loro un futuro.